Sì, non solo questo, abbiamo portato con noi i lavoratori che sono coinvolti nelle maggiori vertenze del paese, soprattutto quelle della siderurgia, dell'elettrodomestico. Qui ci sono i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, della JSW di Piombino, ma anche della Giabil, della Whirlpool, appunto tutte quelle vertenze che erano al Ministero dello Sviluppo Economico e che non hanno visto negli anni nessuno sviluppo. Anzi, nella ripresa delle trattative abbiamo visto addirittura alcuni piani industriali fare delle retromarce rispetto al punto in cui li avevamo lasciate. Assolutamente sì, Ilva è la vertenza storica, ormai è simbolo di questo paese, di come probabilmente le cose non andavano fatte. Noi speriamo in un cambio di passo concreto e che il governo con l'ingresso nella società metta realmente mani al piano industriale e al piano ambientale, partendo dall'assunto che per noi la piena occupazione di tutti i lavoratori, ma non solamente quelli occupati in ArcelorMittal, anche dei lavoratori in amministrazione straordinaria, che sono circa 1700 unità, abbiano degli sviluppi e degli sbocchi occupazionali concreti e duraturi. Sì, portiamo praticamente la vertenza, rappresentiamo JSW, i nostri lavoratori sono in cassa integrazione da diversi anni e in questo momento siamo 1700 persone, di cui ora ne sta lavorando solamente 100. Abbiamo avuto un incontro con la sottosegretaria Todde, ma ancora non abbiamo avuto risposte. E certamente la crisi nostra è molto grave, che in questo momento è evidenziata anche dalla crisi della Magona. Piombino sta esplodendo come territorio. Abbiamo bisogno di risposte alla svelta, altrimenti rischiamo una crisi sociale senza precedenti. Quindi cosa ci si aspetta, almeno da questo governo, che era un governo di unità nazionale, che doveva spingere verso la ripartenza del paese? Ci si aspetta che il governo prenda a mano le vertenze, tutte le vertenze. Noi rappresentiamo Piombino e Piombino è veramente in crisi. Il governo deve mettersi in testa di prendere in mano le vertenze nazionali e risolverle, non portando avanti, creando disagio, perché la cassa integrazione purtroppo, anche se fa sopravvivere, ma a lungo andare crea disagio e povertà. Sì, esattamente. Allora, noi siamo qui questa mattina per far sentire la nostra presenza, perché c'è stato un piccolo passo avanti ieri per quanto riguarda le nostre richieste, però non sono esaustive e quindi noi dobbiamo continuare a incalzare il governo praticamente sulle nostre istanze. Ci sono dei diversi tavoli di crisi al Mise e quindi è un momento delicato dove noi dobbiamo far sentire la nostra presenza e ovviamente dobbiamo in qualche modo riuscire a portare a casa quelli che sono i diritti dei lavoratori. Importanti sul futuro dei lavoratori, sul futuro di chi sta perdendo il lavoro, sul futuro di chi perde anche la vita sul posto di lavoro e tutti stiamo zitti. Non ci facciamo sentire da queste persone che sanno che devono decidere e non decidono. E allora se riempiamo le piazze noi siamo in grado di farci sentire e lo dobbiamo fare tutti insieme. CGL, CISL e UIL.